Sarà una stagione molto difficile perché molte squadre hanno fatto, diciamo, una squadra molto forte. Non c'è come magari l'anno scorso una squadra o come 2 anni fa il Piacenza, l'anno scorso il Monza, ma quest'anno saranno 6-7 squadre che lotteranno anche per vincere il campionato. E comunque noi andremo sicuramente a testa alta su tutti i campi a cercare di fare del nostro meglio, sicuramente cercando di fare il risultato dei 3 punti. E giocheremo partita per partita e vedremo poi alla fine del campionato come andrà. No, fino a che parlano da fuori della Virtus Bergamo, noi ce ne infischiamo. Noi guardiamo dentro il nostro spogliatoio, noi guardiamo il nostro gruppo. Sicuramente il direttore ha fatto un'ottima squadra. Sono molto soddisfatto sia io che tutti gli altri compagni. Ci siamo legati molto. Abbiamo creato un bel gruppo. Sappiamo tutti che siamo un gruppo molto giovane, ma questo non vuol dire che siamo magari inferiori all'anno scorso, avremo altre caratteristiche e cercheremo di sfruttare tutte le cose positive di ogni singolo giocatore, cercando appunto di sfruttarle al massimo in ogni partita. Sì, io ai ragazzi gli ho detto che noi bisogna lavorare sull'entusiasmo, l'entusiasmo appunto di questo gruppo che ne ha tantissimo, ha anche tanta qualità perché appunto nelle partite di Coppa l'abbiamo visto col Crema, l'abbiamo messo in difficoltà, però bisogna lavorare tantissimo e sicuramente cresceremo man mano partita ogni partita, ma penso che già da domenica vedrete una grande Virtus Bergamo che lotterà fino all'ultimo minuto per portare a casa i 3 punti. Sì, abbiamo in rosa tanti giovani appunto che l'anno scorso hanno vinto il campionato Juniores e siamo molto contenti di loro. Loro sono legati subito al nostro gruppo, diciamo, della prima squadra, quindi abbiamo creato questo gruppo che deve andare avanti come sta facendo in questo momento. Sono giovani importanti appunto perché hanno vinto il campionato l'anno scorso nazionale. Quindi sappiamo di avere in casa giovani molto forti e bisogna sfruttare anche questa qualità, perché come sappiamo 4 giovani devono giocare per forza, quindi pensiamo e sappiamo, siamo consapevoli di avere un gruppo in rosa dei giovani molto forti da sfruttare in qualsiasi posizione del campo, dal difensore, dal centrocampista, all'attaccante, ma anche al portiere, lo stesso Matteo. Trento conosco poco, comunque qualche giocatore, qualche nome lo conosco e sono giocatori veramente forti. Anche loro hanno ambizioni molto grandi e quindi avremo questa squadra che verrà domenica a fare i 3 punti e noi lotteremo fino alla fine appunto per negargli questa gioia e portare a casa noi 3 punti. Bene, sono tante squadre attrezzate per vincere il campionato. Sui nomi ti dico Rezzato, che ha un organico veramente molto ampio e i nomi sono importanti, però la squadra non si fa di nomi ma si fa di persone, quindi noi siamo un gruppo di persone molto forti e lotteremo sempre.